buongiorno a tutti, io sono sempre Victor Laso 88 e questa non è una nuova puntata di Neologo. No, allora, ho già realizzato un video molto simile a quello che state per vedere sul canale YouTube ufficiale Movie Planet, ma ho voluto ribadire il concetto anche qui perché si tratta di una cosa importante, non vorrei che qualcuno se la fosse persa allegramente per strada. Allora, abbiamo finalmente deciso quali saranno i film che parteciperanno ufficialmente alla prima edizione del Movie Planet Film Festival. Vorrei quindi ringraziare a nome mio, ma anche a nome degli altri giurati, quindi a nome del presidente della giuria Cristina Francese, di Roberto Figazzolo, Marco Mariani e Federico Frusciante, tutte le persone che hanno partecipato alle selezioni del festival inviandoci le proprie opere. Ci sono arrivati moltissimi film, ne abbiamo scelti 16 che verranno proiettati durante le due serate che andranno a comporre il Movie Planet Film Festival e che si terranno a fine giugno presso il cinema Movie Planet di San Martino Sicomario, che come ho già detto si trova nella cintura di Pavia. Vi lascio nella descrizione qui sotto il link al sito ufficiale del Movie Planet Film Festival, che è www.movieplanetgroup.it/filmfestival, dove verranno pubblicati sia l'elenco dei film che sto per leggere, che abbiamo scelto per partecipare al festival, così potete consultarlo meglio. Poi verranno pubblicate anche le date ufficiali in cui si terranno le due serate in cui verranno proiettati i film scelti, con i rispettivi orari. È confermata al 100% la seconda e ultima serata del Movie Planet Film Festival, che sarà quella in cui verranno premiate le opere vincitrici. In sala, la sera del 27 giugno, sarà presente anche Federico Frusciante, che è nella giuria. Indicativamente la serata inizierà alle ore 21, ma è un orario soggetto a variazioni. Prendetelo come indicativo per ora e non datelo per certo finché non verrà pubblicato ufficialmente sul sito che trovate in descrizione. Qual è l'obiettivo del Movie Planet Film Festival? È quello di dare spazio al cinema indipendente, di premiare il talento, ma anche la voglia di comunicare qualcosa con le proprie opere. E a breve, sul sito ufficiale del festival, troverete in streaming i film che abbiamo scelto per partecipare all'evento, che voi potrete appunto visionare da casa se non potete essere presenti alle serate in sala dove verranno proiettati i film, e potrete anche votarli, in modo che la sera del 27 giugno noi conferiremo al film più votato da voi il premio speciale pubblico. Quindi il Movie Planet Film Festival non è dato solo dalle due serate di proiezione, ma i protagonisti sono proprio i film selezionati, e quindi vogliamo rendere partecipi anche voi di tutto questo. Quindi voi avrete parte attiva in questo festival. Allora, adesso andrò a leggere i film che abbiamo selezionato. Vi ricordo che le categorie erano cortometraggio e, accorpato in un'unica categoria, mediometraggio e lungometraggio. Leggerò i film che abbiamo selezionato nell'ordine in cui ci sono pervenuti. Allora, Just in Time di Jacopo Navari, Nido di Bava di Nick Bollettini, poi Io sono morta di Francesco Picone, Non è la verità di Leonardo Maria Antonio Rinella, poi Mr. Bogo, Mr. Boog di Giovanni Saponaro, La decostruzione di Emanuele Marchetto, Il senso dell'odio di Alessandra Testoni, Freddy Fox, Il mistero del casolare di Michela Sartori, DS di Federico Sfascia, Il grido di Cristiano Bacci, Scacco matto di Gabriele Giannini, Laps di Luca Tartaglia, Le storie dell'arte di Dario Molinari. Invece i due mediometraggi che abbiamo selezionato per la seconda categoria sono The Peacemaker, questa storia è come un puzzle, di Gabriele Colombo, e infine Le notti del maligno di Federico Sfascia. Per cui questi sono i film che abbiamo selezionato. Mi ero fatto gli appunti perché naturalmente erano parecchi titoli e non me li sarei mai ricordati tutti, perché ho 26 anni e non ho più la memoria che avevo quando avevo 23, perché sto invecchiando. Per cui questi erano i film in concorso. Io spero che, se siete nella zona, avete voglia di venire appunto alle due serate, perché può essere qualcosa di interessante. Abbiamo selezionato dei film che meritano una visione, sono opere indipendenti che vogliono, come dicevo prima, comunicare qualcosa. Quindi vi aspettiamo alle serate che verranno poi
pubblicate nel sito ufficiale. Sicuramente, se volete venire il 27 giugno, noi la sera saremo lì, e niente, quindi spero che vogliate partecipare anche solo da casa, votando i film che troverete nel sito che c'è in descrizione. Quindi io spero di vedervi partecipare al Movie Planet Film Festival. Noi ci vediamo al prossimo Movie